Cos'è quella faccia lì di paura? Io soffro di altitudine, ci cioè siamo al mio nord veramente. Ragazzi, Guarda che roba. la paura in viso selvaggio, guardate qua ragazzi. È il Mirador de Abrantes. Oggi abbiamo la sfortuna che non si vede il Teide dall'altra parte dell'isola di Tenerife. Però ragazzi, fa impressione, eh? Fa una certa impressione camminare qui e trovarsi qui sopra a guardare giù da questo Mirador de Abrantes che è veramente incredibile. Di solito da quella parte si vede l'isola di Tenerife con il Teide. Amore, ti ho visto parecchio Cioè, allora sono spaventata, andata su, tutto a posto, però cioè, anche qui non è che. Cioè. Vieni, vieni, vieni qui vicino. Sì, va bene. Mirador de Abrantes, ragazzi. La Gomera, guardate che meraviglia. Che spettacolo, veramente qualcosa che merita la vostra visita. L'unica cosa che vi dico è che il ristorante che dicono che è aperto invece è chiuso. È chiuso da un paio d'anni. Per la situazione Covid, boh, non si sa se riaprirà o meno. Volevamo mangiare una cosina qui e niente. Andremo da qualche altra Sarà per la parte, prossima, va bene. Guarda lì come ci vanno su belli tranquilli, ragazzi. eh. Gli altri, io un po' meno. È alto, eh. Beh, ragazzi, cura dei dettagli comunque, come sempre, eh. Ovviamente non c'è solo quella parte del Mirador. Come diceva Selvaggia, purtroppo il ristorante è chiuso, per questa situazione del Covid, però ci sono altri punti di vista, da dove si può ammirare questo spettacolo, che veramente è qualcosa di incredibile, ragazzi. È una vista che dal video si capisce un po', ma dovete venire a provare. Allora, amor, che te ne pare? A parte la paura dell'altezza, eh? Comunque l'ambiente è veramente spettacolare. Sono rimasta male però, Perché? perché avevo fame e il ristorante è chiuso. È vero? Sì, e poi vabbè, però, cioè, secondo me, visto che è un'attrazione molto turistica, avrebbero dovuto dargli un po' di pulizia in più, perché anche i vetri, non i vetri solo quelli, vabbè, da fuori non si possono pulire, però la passerella dentro per guardare giù di sotto, non sei Sì, d'accordo? quello sì, effettivamente sì, avrebbero potuto impegnarsi un pochettino di più. Però ragazzi, tutta questa parte, guardate, tutta questa parte è tutta contornata da questa terra rossa che adesso andiamo a vedere da vicino perché sono molto curioso. Ah, ma guarda che terra rossa proprio, eh. Incredibile, ragazzi, guardate qua che roba. Davvero un rosso fortissimo e dà ovviamente su questa vista meravigliosa. Si capisce cos'è? Eh? Ma dice che qui parla della, vedi, está relacionada con la intensa erosión que se observa en ellos, producida por el agua de escorrentía. Però Quindi es stata colpa dell'acqua que poi es relacionada con la desaparición de la vegetación causada en el pasado por una excesiva explotación. wow, colori sicuramente fortissimi, ragazzi. Si passa dal rosso fuoco all'azzurro, questo colore che probabilmente ha qualcosa a che fare con il sulfureo, non so. Sicuramente si generano effetti naturali pazzeschi con le eruzioni. Insomma, la natura sorprende sempre. Poi ci sono queste passerelle dove si può andare ovviamente sopra a questo terreno e ovviamente ammirare la bella vista che c'è anche qua da qua sopra, che è abbastanza impressionante, ragazzi, perché arrivare fino a questo punto dove lì si vede il Mirador de Abrantes, guardate che meraviglia. E qui c'è proprio si arriva proprio qui, ragazzi. Guardate qui. Cioè, se scivoli qui ci si vede giù. Ciao, ciao, ciao. Spettacolare, ragazzi. Non ci sei venuta fino a lì, eh? Ma mi hai anche detto non ci venire perché poi dopo mi muori qua e io non sono Sì, in venuta. effetti sì, ragazzi, lì avete visto che era praticamente un po' pericoloso, secondo me. Dovrebbero stare attenti perché se qualcuno si sporge troppo va giù, eh. Però Davvero?
Eh sì, Guarda che non non c'è si. niente. Ok, va bene, va bene. Non me lo Non dire c'è che protezione, già non c'è già mi niente. sento male. Comunque, ragazzi, ovviamente ci sono dei sentieri, sia giù di là che giù di qua. Io sono dell'idea che lo debbano fare degli esperti. Assolutamente. Però ci sono i sentieri. Però ragazzi, venite alla Gomera e venite assolutamente al Mirador di Abrante. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!